Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, angolo, scrivania, computer, ho lo spazio in mezzo perché sono in attesa del nuovo monitor, l'insegna, il pannello con il logo, quello che ho fatto la scorsa volta, microfono nuovo. Ora in questo momento mi stai sentendo con il microfono della telecamera. Vediamo se riesco a regolare il micro. Perfetto, ora ci siamo. Perfetto, l'ha preso benissimo. Ora da questo momento in poi mi sentirai con il microfono. Questo è un microfono professionale, me lo hanno mandato come campione, come prodotto da recensire. È un microfono con asta, con il filtro sul frontale. Microfono monodirezionale di altissima qualità, e sentirai anche, almeno io l'ho sentito in una registrazione, non ci sono completamente disturbi e anche la voce si sente bene. Il braccio è lungo circa 50, poi altri 50, poi c'è tutta la parte del supporto, cavo USB, audio installate. Forse ti stai chiedendo cos'è questo. Questa, ragazzi, è una granita caffè con panna, e andiamo di granita. Allora, faccio questo video non per farvi venire fame. Oh, che bella la panna. Ma andiamo a scovare power bank falsi, ragazzi. Power bank falsi. E allora, questo è un 50.000 mAh. E sicuramente monterà delle 18650, però dico io, tutta questa fantasia dove la prendo? Come può un power bank avere 50.000 mAh? Come? E ne ho visti, ragazzi, ancora più alti come valore. Questo è 30.000, questo è anche 30.000, cioè questo coso minuscolo, questo coso che nemmeno si vede, eccolo qui, 30.000, ha due USB più una piccola, dimensioni 10 cm, cioè in 10 cm per 2 cm sono riusciti a darti un 30.000, cioè 30.000, ragazzi, sai cosa vuol dire? Vuole dire utilizzare 10 celle 18650, 10 celle 18650, che già sono 18 come diametro, sono 10 18 centimetri, cioè obbligatoriamente dovrebbe essere almeno di 18 centimetri, e questo è 10 per 18 come circonferenza, poi metti la plastica e ci siamo come 25, 650, e questo invece è 63, perciò 630. Comunque non ci siamo, ragazzi, sono farlocche. Mi puoi anche dire, ma se montano quelle slim? Ragazzi, quelle slim non è che sono così tanto più alte come proporzioni, sono appunto slim, sottili, più semplici da creare power bank piccoli, però non più di tanto. La qualità, la capacità di immagazzinamento è sempre quello. Prendi come esempio questo. Questa è una bomboniera. Guarda che bellino. E poi alla fine poi sono furbi, li fanno belli. Tutto l'effetto specchio. Ragazzi, non è sicuramente da 12.000. Non è da 12.000. Eccolo qui. Dimensioni 8x8x22. Perciò questo sicuramente innanzitutto monta una cella slim. E per queste dimensioni al massimo ti possono dare un 5.000, al massimo, non oltre. Comunque dimmi anche sotto come si sente la mia voce, dimmi se ti piace, se ho migliorato come qualità della voce. E infatti qua ti fanno vedere la scheda con i due USB più quella di ricarica, più questo lo nascondono, hanno messo un box ulteriore. Perché?
perché non possono farti vedere cosa c'è dentro. Te lo dico io cosa c'è. C'è una cella slim messa là dentro, non più di tanto. Andiamo a vederne qualche altro. Su questi ragazzi fate attenzione. Io sul gruppo Telegram ti consiglio di iscriverti. Cercalo, Fox Tech Shopping. Nel frattempo mi mangio un bel cucchiaio di panna. Ragazzi, se venite in Sicilia, la caffè con panna non vi può mancare, eh? Non vi può mancare e non vi deve mancare, che è una bellezza assurda. A me piace anche la granita al limone, attenzione, però la caffè con panna è più particolare. E allora andiamo a cercare altri fake. 30.000, oh yes, 30.000 mAh, vari colori del case, dimensioni, non le dicono omettono le dimensioni, chissà perché. Chissà perché omettono le dimensioni. Ragazzi, lo vedi, è sottilissimo. Qua idem, c'è anche una cella sola di quelle slim. Potrà essere forse 5 centimetri per 10, 12, 13, non di più. E non arrivano certamente a 30 mAh, ma neanche lontanamente. Tanto per farti capire. Poi per quanto riguarda le caratteristiche, vediamo se sono da 2.1, perciò sono anche scarsi come uscita, 2.1 e 1 A, perciò parliamo di moduli, schede elettroniche di vecchia tecnologia. I power bank, quelli buoni, minimo devono avere una porta da, non dico 3 A, ma quasi, e poi le altre da 2. Perché? Perché ora gli smartphone nuovi vogliono tutti la ricarica veloce. Ancora meglio se fanno la ricarica combo, quella ad alto voltaggio, quanto è 6 volt, 7 volt, 8 volt. Sono comunque degli step up interni che trasformano appunto la tensione, la innalzano, la trasferiscono ad alto voltaggio così da avere basse correnti e hanno velocità molto più alte. Niente, poi tutti i feedback come sono? Feedback tutti positivi, perché ovviamente ragazzi le persone non capiscono, non sembra ben fatto, anche se non ho modo di verificare se è davvero un 30.000, mentre la descrizione ha detto che sarebbe venuto con manuale, quello che ho ottenuto non è venuto con manuale. Che dobbiamo fare? Comunque anche questo che è 8.000 è falso, eh? E ci mette la mano sul fuoco. Comunque, noi andiamo dai più clamorosi, che era quello da 50, questo è da 20, questo è da 40, questo è da 50. Comunque, ce n'erano anche su Wish. Se invece andiamo su Wish, eppure la prossima volta, ragazzi, andiamo su Wish. Il prossimo video lo faremo su Wish, e là proprio se ne vedono. Ma qui su AliExpress. Sì, sono un po' più modesti. Lì invece mettono la qualsiasi. Questo però è carino, vedi? Se non fosse per la bugia sulla capacità, è carino. Ha 4 USB, 3 A, 3 A, 3 A, 3 A, è impossibile. Tutte da 3 A è impossibile. Perché vuol dire che avrebbe 3, 6, 9, 12. Una scheda da 12 A è impossibile. Cioè, qua c'è un'altra fake che non è possibile. Però è carino anche il supporto per lo smartphone. Si perdono, ma sai anche perché, ragazzi? Perché costano di più. Usa le cinesi, ma usa le cinesi buone. Perché ce ne sono, ragazze. Io sul gruppo Telegram ho inserito parecchie offerte, parecchi sconti sulle celle 18650. E quelle non brandizzate, hanno un costo inferiore a quelle Samsung, Panasonic, LG, però sono migliori, ti danno una sorta di garanzia, hanno tante vendite, tutti i prodotti testati, la gente se si ha da lamentarsi si lamenta, non è che si spaventa. Ecco. Dico, come ti ho fatto vedere, occhio ai power bank. Se vuoi prendere power bank discreti,
Sul canale Telegram ne ho inserito qualcuno, quelli sono ormai rodati e c'è anche quello che utilizzo io che è un 20 amperora e ha due USB o tre, no, mi pare tre, però sono tutte ad alta corrente e due e mezzo, due e due più ricarica combo, lo posso ricaricare sia dalla USB-C che dalla USB normale. Questo perché, ragazzi? Perché quando un power bank davvero ha tanta batteria, cioè è davvero capiente, necessita anche di tanto tempo per ricaricarlo. E questo tu lo capisci anche se vai, compri un power bank e in un'ora lo ricarichi con un normalissimo caricabatterie 5 volt 1 ampere. Ragazzi, quello vuol dire che è niente. Non ha chissà che cosa come capacità. Se invece ci sta una notte e già lì puoi dire è già un prodotto medio, ma se ti supera anche la notte la vuoi dire cazzo, questo power bank bello come capacità, e allora è davvero quello che dicono. Se poi sei un maniaco, vuoi smontarlo, puoi anche testarlo. Smonti, togli la batteria, la testi. E il tester ti dirà nell'effettivo quanto sarà la reale capacità della batteria stessa. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero ti sia piaciuto. Spero che la mia zona in continua evoluzione ti piaccia. Prossimo video con il monitor nuovo e un Samsung curvo. Ma vediamo, non ho mai avuto i monitor curvi e ne parlano bene. L'ho presa ad ottimo prezzo, ragazzi, un prezzo ottimissimo. E ora vediamo se ti posso far vedere velocissimamente il canale Telegram. Eccolo qui. Questo, ragazzi, è il canale Telegram Fox Tech. Eccolo qui. E queste sono tutte le promozioni che giornalmente vado a inserire. Ci sono vestiti, ci sono le lampade. Il monitor, che è quello che ho preso anch'io, perché non è che io ve li consiglio a voi e poi io non li provo. Io ho qualcosa che realmente mi serve, che mi interessa, ragazzi, io me la provo senza problemi. Eccola qui. E non è questo, questo. Questo è il monitor 24 pollici curvo HDMI nero. Ragazzi, il prezzo 87,70 euro, quando tutti gli altri venditori su Amazon stesso ce li avevano a 150, 140, 130. Io ho fatto l'affare. Come me, anche un altro di voi iscritto alla pagina di Telegram lo ha preso. Poi ci sono tantissimi altri. Questo, ragazzi, è un microcomputer. Questo è un kit tastiera mouse. Poi tantissime altre cose, fai da te, strumentazione, accessori per la persona, qualsiasi cosa io trovo e mi piace, ve la consiglio, ve la posto qui, se poi a voi interessa ci date uno sguardo, se no niente, passate oltre. Tutti i giorni posto nuove cose, ok? È un gruppo nuovo, l'ho fatto da meno di una settimana, però già siamo 189 iscritti e sono soddisfatto. Per questo video, ragazzi, è tutto. Grazie. Un like, commentami sotto, dimmi se ti piace la scrivania, tutto l'impianto luce, il microfono e poi è la granita, graffe con panna. Ciao e al prossimo video. GoPro arresta video.